No, io da quando sono arrivato sono contento, te l'ho detto al primo giorno. Per me è una grande occasione, e quindi ogni partita me la sono goduta come veramente va fatto. Avevo poco tempo, per cui tutto di buono si poteva fare, dal risultato alla prestazione, quello che veniva. L'importante però in questo momento era il risultato, e ovviamente col passaggio del turno siamo contenti. Diciamo che c'è stato uno dei migliori secondi tempi della stagione, una metamorfosi, perché nel primo tempo obiettivamente Pescara non aveva fatto molto bene, ma nella ripresa avete attaccato nei primi 20, 25-30 minuti in maniera arrembante e poi dopo il pareggio in 10 non avete corso praticamente nessuno. Allora, nel secondo tempo sono d'accordo con te, ma io nel primo tempo, ragazzi, tolte l'occasione dei gol. Il primo è clamorosamente il nostro errore, no? Come purtroppo capita ultimamente. Il secondo è l'infortunio di Trudi, non possiamo farci niente. Siamo trovati senza subire praticamente mai sotto i due gol. E secondo me la squadra non era fatta nemmeno così male. È chiaro che nel secondo tempo, facendo il gol fine primo tempo, ovviamente la squadra ha preso condizione, ha preso voglia di recuperare il risultato, e nel secondo tempo credo abbia fatto una grandissima partita. Ovviamente è stato fondamentale quel gol di Pompetti al 44esimo del primo tempo, perché andare negli spogliatoi su 1-2 non è stata la stessa cosa di andare su 0-0. Bah, assolutamente, il gol ha dato ovviamente a loro qualche certezza in meno, e invece qualche certezza a noi. E, insomma, oggi questi ragazzi hanno fatto una cosa straordinaria. Mister, il primo gol vedete, in questo paesaggio che si portano, perché purtroppo l'abbiamo già visto. Ti chiedo su Trudi perché c'è stato proprio un problema, quindi ti chiedo come sta e se quelle disattenzioni le puoi ai tempi generali oppure no, che cosa ti ha detto la squadra, perché prendere un gol del genere è magari. Mirko, per quanto riguarda Mirko, purtroppo il problemino che si era creato la partita in casa era uscito nel primo tempo, se vi ricordate, stessa zona secondo me, il flessore, e oggi purtroppo sembrava stesse bene e invece poi ci è rimasto. Condizioni da valutare ovviamente domani, però insomma non ci aspettiamo niente di buono. E, per quanto riguarda, mi ha detto sul primo gol, è tutto allenabile. L'attenzione, forse è un aspetto che faccio fatica a dirti di sì, perché l'attenzione, una volta che assegniamo le marcature, è una delle poche cose dove teoricamente sono tutti accoppiati e l'errore ci sta. L'ho fatto prima di loro, quindi non sto a giustificare nessuno. Succede per prendere un gol, ma chiaramente adesso, quando il risultato conta, un errore in meno o in più decide le partite. Mister, sull'espulsione di Rossi, il giocatore Io purtroppo, quando analizzo queste situazioni, mi metto sempre nei loro panni, perché l'ho fatto prima di loro. Questa è una condizione che mi aiuta a volte a giudicare alcune cose. È chiaro che è una follia. Che è una follia, perché tu già ammonito e butti via il pallone. Lui dice che non ha sentito il fischio, però insomma a certi livelli alcune cose poi le paghi care. Mister, innanzitutto complimenti, è stato veramente un secondo tempo, era tempo che non vedevamo il Pescara giocare così. Però abbiamo visto anche un primo tempo della squadra, come generalmente nelle ultime partite, entra in campo sempre un po', sembra che la testa non sia sul fatto che sta disputando una finale, perché io sono tutte finali. Ci aspettiamo che dalle prossime partite la squadra entri in campo concentrata, forse un po' di più, perché la vediamo probabilmente un po' deconcentrata all'inizio. Poi ci deve essere qualcosa che. Sì, sono d'accordo, anche perché non sempre sotto i due gol riesce a recuperare. Sono partite assurde che vengono decise da un episodio, appunto. Quindi non ce lo possiamo permettere noi, ma nessun altro, credo. È chiaro che è un aspetto che parlerò anche con loro, perché se c'è da modificare qualsiasi cosa, un riscaldamento, una preparazione gara, insomma, siamo qui appunto per migliorare la squadra, e dove possiamo essere utili dobbiamo assolutamente intervenire. Ne approfitto anche per un'ultima cosa, Ferrari. Franco mi ha dato disponibilità per giocare. Io l'ho chiesto, stavo sotto di un gol, chiaramente avevo bisogno di un attaccante, gli ho chiesto se stesse bene, ma ho dato rassicurazioni, per cui insomma si è visto in campo, ha fatto un'ottima partita. Queste due partite dei playoff, hai visto un Pescara oggi in crescita rispetto all'altra volta, quali differenze ci sono state secondo te? Ma allora, sono sincero, io chiedo le stesse cose da sempre, per cui credo che i ragazzi oggi abbiano fatto molto meglio, secondo tempo chiaramente meglio, ma
Io il primo tempo di oggi comunque l'ho visto anche meglio di altri, nonostante fossimo sotto i due gol. Io ho detto l'altra volta, è tutto migliorabile, i ragazzi sono bravi, hanno una squadra forte, glielo sto dicendo da qualche tempo, è chiaro che commettiamo ancora troppi errori e li paghiamo purtroppo, che ogni occasione ci fanno gol e non è assolutamente una cosa normale, perché a certi livelli poi non riesci a recuperare. Si può dire che questa sera si è vista un'atmosfera diversa già dalla gara con la Cavarese, c'era un po' più di gente, ma soprattutto c'è stato un grande incitamento, una ripresa, è stato il pubblico anche a trascinare la squadra. Si è sempre detto che la squadra doveva trascinare il pubblico, riportare il pubblico allo stadio. Insomma, questa sera si è iniziato a percepire un calore diverso dei tifosi nei confronti della squadra. Ma allora, il tifoso per me è una categoria sacra. Io ho dei parenti tifosi, non del Pescara, ma in generale so benissimo cosa pensa un tifoso e quindi ho il massimo rispetto sia quando viene sia quando non viene. È chiaro che avere uno stadio, ovviamente, o una curva o dei settori che incita una squadra fa differenza in tutte le situazioni, tutte le dinamiche, non dovrebbe essere così, dal mezzo fischio diventa un fischio, insomma, di un arbitro, quindi ovviamente qualcosina condizionano, quindi io mi auguro di avere più gente allo stadio, ma perché questi ragazzi hanno bisogno, quei tifosi a noi fanno la differenza. Domani sorteggi, molto probabilmente, adesso non ho fatto bene i calcoli, però credo che sempre la prima in casa e poi sembra in trasferta. Stiamo aspettando, sì, stiamo aspettando di capire. In caso, adesso ci andate al ritorno, quindi magari un po' più gestibile, non è più una partita secca. Questo può essere di utile. Forse sì, ma parliamo veramente di dettagli. Sono talmente difficili queste partite che insomma la prima potrebbe condizionare la seconda. Quindi dobbiamo avere massima attenzione, ma nonostante ci servisse il pareggio e tutti i pareggi abbiamo fatto nelle partite, noi giochiamo per vincere, dopo è chiaro perché facendo i calcoli non andiamo da nessuna parte. Ripeto, dobbiamo cercare di limitare questi errori che purtroppo ci stanno costando caro, non carissimo per fortuna, ma insomma dobbiamo limitarli assolutamente.